Amici di Basket Italy, bentornati, nostra nuova puntata. Parliamo oggi di Serie A, lo facciamo con Nicola e Nicolò. Ciao ragazzi. Ciao Enrico. Ciao Enrico, ciao Nicola. Anche ciao Nicola a questo punto. Allora, abbiamo un po' di cose di cui parlare. Io nel frattempo vi ricordo di supportarci iscrivendovi al nostro canale YouTube o alla pagina su Spotify dove trovate tutte le altre puntate del nostro podcast. Iscriveteci, lasciate un mi piace, un commento, qualcosa per supportarci. In ogni caso, ragazzi, partiamo perché si è giocata la 20ª giornata del campionato di Serie A. Non sono cambiate le. Un granché la situazione. Tortona ha quasi fatto il colpaccio a casa della Virtus, poi Super Bellinelli si è imposto, quindi continuano a regnare in cima alla classifica l'Emporio Armani Milano e la Virtus, entrambe a 32 punti. Abbiamo Tortona qua da 28, poi il vuoto che è capeggiato dalla Dinamo Sassari, di cui parleremo un po' più approfonditamente stasera. E di fatto sono tutte a 22 punti fino ad arrivare all'Epi Casa Brindisi. Poi una bella lotta salvezza che si chiude con 14 punti: Verona, Brescia, Scafati, Napoli e Reggio Emilia. Allora, ragazzi, io partirei a parlare di Sassari, che come dicevamo è la capofila delle squadre, delle altre di questa stagione 2022-2023 del campionato di Serie A, che ha battuto Venezia 90-81. Una bella vittoria. Nick, che partita è stata? È stata una partita molto accesa fino alla metà dell'ultimo quarto. Una partita intensa, tanti strappi prima da una parte all'altra. Sassari, che ha comandato la prima parte di gara, ha subito una rimonta dopo la pausa lunga, o comunque dopo un ottimo inizio. Venezia ha pagato poi l'uscita per infortunio di Spissu, applauditissimo prima della partita, celebrato dalla società come grande ex ovviamente dell'incontro. Purtroppo si è fatto male ad una caviglia, non ho avuto modo oggi di leggere gli eventuali referti su questo infortunio, però è evidente che da quel momento in poi Venezia ha perso un pochino di lucidità in attacco e Sassari è riuscito a dare quel colpo finale per portare a casa i 2 punti. Per il resto, questa è la cornice, o meglio, diciamo, come posso dire, la situazione che inquadra comunque il momento della Dinamo, che arriva a 4 vittorie di fila, che ha completamente ribaltato un inizio di stagione sotto le aspettative e che in questo momento si ritrova sì in un gruppone a 22 punti con diverse altre squadre, ma lo fa con tutto il vantaggio degli scontri diretti e questo quarto posto che probabilmente a Natale, prendiamolo come punto di riferimento, nessuno poteva immaginarsi, anzi, tutt'altro. Una Dinamo che nel girone di ritorno sta dimostrando una maturità che è mancata e anche una coesione di gruppo che era mancata all'inizio della stagione e che sta portando tanti, tanti, tanti buoni frutti in termini di risultati. E di risultati e di gioco, perché comunque i punteggi parlano di un ottimo gioco. Ma questo volevo chiederti: quale secondo te è la chiave di questo momento positivo? Sono le prestazioni dei singoli con Robinson e Diop, che magari hanno guidato il gruppo? È una chimica ritrovata? Secondo te qual è la chiave che poi ha fatto svoltare questo punto della stagione? Diciamo che probabilmente gli esploit di alcuni singoli sono il risultato di un lavoro che era stato fatto all'inizio stagione. Sassari è partita con un progetto in cui c'era l'inserimento di diversi nuovi giocatori. Vedi Down, vedi Jones, vedi Onuaku che poi è stato sostituito da Stephens, ma con la necessità di doverli inserire in un sistema, quello di Buchi, per cui serviva un po' di tempo. Tanti piccoli infortuni non hanno aiutato. Sassari è partita, diciamo, azzoppata. Prima perché ha dovuto rinunciare a Treier per un problema che gli era corso in nazionale alla fine dell'estate, e dopodiché c'è stato l'infortunio di Dau che aveva costretto Sassari a entrare sul mercato, prendere Nikolić, che poi è stato dato a Reggio Emilia.
E successivamente anche il cambio del centro con l'ingresso di Stephens ha fatto sì che ci fosse necessità di amalgamare un gruppo che aveva bisogno di un lungo rodaggio, evidentemente, e che funziona bene quando sono presenti tutte le pedine che lo compongono. Questo tipo di situazione ha avuto modo di svilupparsi soltanto a stagione ben avviata e soprattutto ha avuto modo di funzionare e di completarsi quando Sassa è riuscita dalle coppe, perché questo è il dato di fatto. Quando l'impegno di metà settimana è stato involontariamente, perché poi naturalmente c'era tutta la voglia di poter continuare in Champions da parte della Dinamo, ma nel momento in cui questo impegno è mancato, hanno iniziato ad arrivare i risultati in campionato. Probabilmente era uno dei motivi per cui la mancanza di un lavoro preciso, come può essere quello di Buchi nella preparazione delle partite, molto meticoloso, ma anche molto basato sulla coesione del gruppo, all'inizio stagione mancato, quando c'è stato il tempo per potersi sviluppare, ha portato i frutti che ci si augurava a inizio stagione. E questo è il modo in cui poi anche i singoli hanno trovato la maniera per potersi esprimere al meglio. Quindi è migliorato il rendimento di Jones, è migliorato tantissimo il rendimento di Kruslin, sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo, perché tira con delle percentuali assurde da tre, ma soprattutto c'è stata la possibilità di trovare delle alternative in attacco quando quelle che erano le, armi designate non vanno a bersaglio. Manca Benzius, non funziona alla perfezione Jones. Ieri vengono fuori Robinson da oltre 20 punti e viene fuori un Diop che sta dimostrando una crescita, soprattutto in fiducia in se stesso, che ti permette di avere delle alternative di gioco che funzionano. Ma tu adesso che ti aspetti da qui alla fine della stagione? Cioè, questa seconda parte di stagione della Dinamo come la vedi? Perché quel gruppone lì, fermo restando che le prime tre le darei per date, è un gruppone dove sono tutti gli stessi punti, però trovi Brindisi che è il fanalino di coda, chiamiamolo così, di quel gruppetto che fa 100 punti in casa di Pesaro, che sulla carta era magari qualche mese fa un po' più su delle altre. Quindi è tutto completamente in gioco in quel blocco. La cosa che c'è da prendere in considerazione è proprio questa incertezza di equilibrio. Al di là di quello che sono i valori dimostrati da Milano e Bologna, c'è una possibilità per qualunque squadra di ribaltare fattore campo, il risultato contro pronostico in ogni momento. Questo perché probabilmente basta poco proprio per minare gli equilibri e per quel poco può essere l'assenza di un giocatore per una singola partita o l'assenza di un giocatore per un singolo quarto arrivati a questo punto. Un po' è anche quello che rende bello un campionato, perché vuol dire che tutte possono fare tutto. Il problema è che il campionato a parte, nel senso che è quel campionato fatto dalla quarta in giù. Però questo non vuol dire nulla, perché poi abbiamo visto che, vedi, la Coppa Italia ti riservano arrivano delle sorprese inaspettate, come può essere quella di Brescia. Sì, su Però, partita secca è più facile la sorpresa, su una certo, serie playoff è un po' più un complicato. po' più complicato. Però diciamo che è il bello e il brutto di questo campionato, cioè un equilibrio tra squadre minabile sia per quella che è la fiducia in se stessi da parte delle stesse formazioni. Vedo una Pesaro che in questo momento probabilmente sta andando un po', sta facendo qualche passo indietro rispetto all'inizio stagione, vedo una Brindisi che risale, vedo una Sassari che stupisce, però alla stessa maniera questo ti mette in luce anche qualche limite proprio delle nostre formazioni, però ben venga quando poi arrivano certi risultati e ci si può godere uno spettacolo e una lotta playoff come quella attuale, cioè dove si può passare dall'avere il fattore in casa per il primo turno di playoff a giocarsela o contro Milano o contro Bologna al primo turno. Quindi Ah, certo. godiamoci il bello e poi si sognerà per altre cose. Nick, ma quell'altro, l'altro Nick, secondo te la corsa playoff si chiude con queste 5 squadre o probabile, possibile che ci sia anche un rientro di Venezia e Trieste?
Ma guarda, se posso fare prima di arrivare a, come dire, al playoff, fare un piccolo commento anch'io sulla partita di Sassi, l'ho visto veramente una partita vera. Probabil la vedrei bene, probabilmente come una serie playoff, appunto, che stavate parlando Un di classico. playoff. Esatto, un classico. Perché ho visto veramente una partita vera, diciamo, prima Sassari che era sugli scudi, poi è uscita Venezia, poi di nuovo Sassari, una tripla finale di Benzius che ha mandato, diciamo, la partita, ha chiuso di fatto la partita, quindi veramente una bella partita. E sorprese, secondo me Venezia alla fin fine verrà fuori in maniera totale e ciò le permetterà di entrare tra le prime otto. Cosa? A A discapito di chi? discapito di, ma spero non Varese, chiaramente, per sapete, ormai la mia fede cestistica, ma credo che secondo me ci sarà una lotta un po' con Brindisi, ecco, secondo me Brindisi e Venezia, appunto, parliamo dell'ottava e della nona classificate, se la vedranno un po' per questa lotta playoff. Non Chiaro che una credo squadra che che fa l'Eurocup come può essere Venezia e con il budget che ha a disposizione, con le scelte che ha fatto, come quella di rinunciare a un coach come De Raffaele, non entrare nei playoff in questo momento sarebbe sicuramente un fallimento rispetto a quello che era il progetto iniziale. Poi, tra quelle cinque, effettivamente non è facile ora riuscire a recuperare 4 punti su qualcuna di quelle cinque e garantirsi anche la differenza canestri. Ieri, perdonatemi, sabato, Venezia è riuscita a ribaltarla all'ultimo secondo con una tripla di Bramos, aveva 10 punti all'andata Venezia su Sassari, è riuscita a conservarlo veramente con l'ultimo tiro della partita, quindi quel essere partita vera fino all'ultimo è nato anche per quel motivo lì. Vediamo cosa può succedere, però per Venezia si è fatta complicata. quindi se tu devi fare un pronostico, metti Venezia fuori? No, in questo momento è ancora presto per poterlo dire. Non riesco, vedendo il roster, a considerare Venezia una squadra che possa andare fuori dai playoff. Dirti che questo possa andare a discapito, certo, di qualcuno di quelli cinque, in questo momento è difficile, ma è proprio difficile. Anche perché poi, quando ci sono dei grupponi come quelli attuali, dal quarto all'ottavo posto, la differenza degli scontri diretti è complessiva, quindi bisogna anche vedere tra tutti gli incroci quali sono quelli che fino adesso si sono già svolti e quali ancora devono venire fuori. Quindi c'è davvero un po', dico che è complicato, assolutamente non è impossibile per Venezia e per le possibilità che ha, però alla stessa maniera non è nemmeno così scontato che una di quelle cinque possa fare un doppio passo falso, o se non triplo, secondo di quella che è la differenza canestri che ha a disposizione. Va bene, Nick, io ti ringrazio, questo è stato Grazie a voi, molto utile. ragazzi. Ci vediamo prestissimo. Un saluto a tutti gli amici e le amiche di Basket Italy e soprattutto a Nick e Enrico. Buona serata. Ciao. Ciao ciao. Noi andiamo avanti perché abbiamo ancora cose di cui parlare e affronterei un discorso, Nick, il Nick rimasto. Partendo da una delle altre squadre che rientra in questo quintetto di squadre a 22 punti, che è andata a battere in una squadra che invece è in crisi, ovvero Brescia, che nonostante qualche settimana fa abbiamo giustamente glorificato per l'impresa in Coppa Italia, in campionato incassa la settima sconfitta consecutiva contro appunto Trento, che è una di queste squadre in questo quintetto, ed è una squadra in difficoltà che anche contro Trento ha palesato le sue difficoltà: 30% al tiro da 3 punti, 37%, quasi 38% da 2, 11 palle perse. Insomma, una squadra abbastanza in difficoltà. Ma cosa succede? Allora, secondo me, questa nuova sconfitta di Brescia, appunto la settima, come dire, riprende dalle sei che aveva, come dire, racimolato, è la conferma di come un trofeo come la Coppa Italia è veramente, ancora una volta di più, un campionato a sé.
e questo può far, può, come dire, sottolineare il fatto di come la squadra che va a vincere una coppa, che sia un momento distaccato da, dal campionato, soprattutto se parliamo di una squadra che non, che insomma non era Milano o Bologna, per parlare, potremmo parlare di fuoco di paglia praticamente, cioè nel senso che la Coppa è stato veramente un fuoco di paglia, nel senso che va bene, finché c'era la festa per la Coppa tutto bene, però in campionato si continua a far fatica, e in questo punto sottolineare di come sia un trofeo veramente a parte. Poi se, parlando della, della gara, ho potuto vedere gli highlights, posso dire che ho visto una grande battaglia da entrambe le parti e ho visto soprattutto una grande battaglia da parte di due giocatori italiani, uno un po' più vecchio, uno un po' più giovane, ovviamente mi riferisco alla grandissima prova di Matteo Spagnolo da una parte per quanto riguarda Trento e la grandissima prova di Ahmed Della Valle dall'altra. Veramente due prove direi assolutamente maiuscole, che penso che vista questa partita con gli occhi di Gianmarco Pozzecco sarà stato sicuramente molto contento di vedere questa partita. Invece venendo alla partita, posso dirti che dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato da parte delle due formazioni, Trento ha dato, come dire, ha dato il là per la vittoria con un secondo tempo da 47 punti a discapito di soli 34 di Brescia. Quindi mi viene da dire che è stato un terzo quarto e un quarto quarto dove Trento ha letteralmente dominato insieme a, alle triple di Crawford, di Flaccadori, di Spagnolo, e si è portato a casa la gara contro una Brescia che al di fuori di Petruccelli, di Della Valle, ha trovato poche soluzioni. E questo secondo me ha conferma appunto di come anche nella mente dei giocatori, finché c'era l'area di giocare qualcosa da cui si partisse da zero come la Coppa Italia, avevano un'altra testa, perché comunque non, non è che sei, cioè un giorno sei scarso, un giorno sei un campione, se non è che cambi. Quindi questo proprio conferma di come poi magari rientrando nella realtà poi Brescia probabilmente si è trovata davanti a, a quello che aveva lasciato indietro prima dell'inizio della Coppa, ecco. Sì, però è una squadra che ovviamente io credo sia quasi impossibile che riesca a arrivare ai playoff, visto come è piazzata. La vedo anche abbastanza, come dire, serena del fatto che la permanenza in Serie A non è in discussione. Sarebbe clamoroso se la vincitrice della Coppa Italia poi si trovasse invischiata in questa, questa classifica per non retrocedere, anche se poi è lì, insieme a in quell'altro gruppetto, con Verona, con Scafati, con Napoli, con questi quattro punti di vantaggio sul Reggio Emilia, insomma, non c'è tanto di cui scherzare. Profeticamente, all'inverso, la puntata prima della, della Coppa Italia l'avevamo titolato con meglio guardarsi alle spalle, riferito a Brescia. Chissà che questo nuovo meglio guardarsi alle spalle non sia profetico di nuovo e magari fanno la scalata ai playoff. Cioè, meglio guardarsi alle spalle prima della Coppa Italia, poi avevamo intitolato Brescia l'hai fatto davvero Coppa Italia, adesso devono di nuovamente riguardarsi alle spalle. Infatti. Quindi questo è parlare di come lo mondo dello sport in generale sia veramente strano a volte, e questa è a riconferma di quanto abbiamo già detto e stradetto, insomma. Sì. Senti, Nick, hai anticipato un argomento di cui volevo parlare, che era relativo alla, alla prestazione di Spagnolo, che come dicevi ha fatto una partita super contro Brescia. Non è la prima della stagione che Matteo gioca a questi livelli, però è, come dire, simbolico il fatto che Matteo Spagnolo abbia fatto una partita del genere nella giornata in cui Bellinelli abbia fatto la sua uscita migliore della stagione fin qui. 32 punti, 9 triple a segno sulle 16 tentate, quasi il 57% da 3 punti. Insomma, il giovane, il nuovo che avanza, il vecchio che però è sempre pronto a dire la sua. Che ne dici di questo confronto a distanza di generazioni a confronto? Beh, devo dire che
sicuramente spagnolo, dire, mi ero rimasto un po' sorpreso quando ha firmato qualche un anno l'anno scorso, cioè la scorsa estate per Trento, perché ero quasi sicuro che dopo il draft, insomma, comunque cinquantesimo al draft, come dire, draftato appunto da in Minnesota, pensavo che avesse, come dire, non per, come dire, sputare su Trento, ma quantomeno trovasse una piazza magari all'estero, qualcosa del genere, un po' più competitiva. Questo non è stato, mi ha sorpreso molto la sua permanenza in Italia. Comunque vedi i suoi colleghi, Procida per esempio, che è andato via dopo aver fatto due annate in Italia, ultima alla Fortitudo, ha deciso di andare oltre, di varcare il confine, tra virgolette, e provare l'esperienza tedesca. Il suo collega banchero non è assolutamente nemmeno, anzi, anzi, quindi sicuramente mi aspettavo che questa stagione spagnolo giocasse, come dire, fuori dalle mura amiche, ovviamente mi riferisco all'Italia. Così non è stato, ma forse la sua decisione è anche ampiamente, come dire, ampiamente condivisibile, perché se non erro Procida, per esempio, in Norlega non gioca con tanto minutaggio. L'Alba Berlino, se non erro, è anche, mi sembra, ultimo o penultimo in Eurolega, comunque non se la vede molto, molto bene. Quindi forse ad oggi, rispetto che ad agosto, a luglio, quando, insomma, quando sono state le ufficialità, la scelta di Spagnolo è ampiamente condivisibile, quella di rimanere in Italia a fare una stagione comunque da assoluto protagonista, dopo la stagione che comunque non ha potuto salvare Cremona lo scorso anno da 1-2 praticamente certa. Dall'altra parte invece abbiamo Belinelli che nella partita di ieri sera contro Tortona, e apro una parentesi su Virtus Tortona, che è stata veramente una gara dove la parola equilibrio, forse è riduttivo usare la parola equilibrio, perché veramente è stata una sembrava Tom e Jerry, cioè nel senso la Virtus andava avanti 2 punti, Tortona recuperava subito. È stata veramente una sfida incredibile, proprio una sfida da, non lo so, da semifinale o semifinale playoff. Difatti parliamo comunque della prima contro la terza, che è appunto finita comunque un risultato pressoché giusto, anche se, come si dice nel calcio, il risultato più corretto forse sarebbe stato il pareggio in questo caso. Bologna ha vinto di un solo punto contro Tortona, perché nei minuti finali Belinelli ha firmato un gioco da 4 veramente incredibile, verso, mi sembra mancasse meno di un minuto, 50 secondi, Belinelli ha firmato un gioco da 4 incredibile, e poi con, insomma, il fallo guadagnato da Schengelia contro Kane ha portato a casa il match. Questo per dire cosa? Che a me sembra tante volte che Belinelli sia più un comprimario per la Virtus, ovvero che insomma, i suoi compagni sanno che ha una manina parecchio fatata, a conferma appunto anche come dire, la vittoria dello Stargame qualche anno fa. Quindi magari nei momenti dove si è un po' con l'acqua alla gola si affidano un po' al marco nazionale, con la sua mano da 3 punti per recuperare un po', cioè cercare di salire la china magari nei momenti di difficoltà. Però a volte mi sembra anche l'esatto contrario, ovvero che non è solo un comprimario, ma è proprio un giocatore leader della squadra, che si carica la squadra sulle spalle anche non solo nei momenti di difficoltà, ma è comunque un giocatore che mantiene una certa lunghezza d'onda all'interno del team. E insomma, queste sfide a distanza fanno molto bene al nostro basket. Spagnolo prima, Della Valle poi, Belinelli poi, anche Caruso ha fatto un'ottima gara. Questo conferma di come i giocatori italiani comunque stanno dando un grande apporto al campionato. E per tornare alla tua domanda, per fare un grande giro, direi che sì, una grande sfida a distanza tra Spagnolo e Belinelli, insomma, il nuovo che sfida il vecchio, anche se, come dire, Trento e Bologna non si sfidavano direttamente, in questo caso diciamo era un po' una sfida a distanza tra loro due, e speriamo che sia comunque di buon auspicio per il futuro. Insomma, ricordiamoci sempre che l'anno prossimo c'è un mondiale, ecco, l'anno prossimo c'è un mondiale da giocare, e sicuramente Spagnolo e Belinelli penso saranno tra quei 12 che andranno a giocarsi il mondiale. A Belinelli credo di no, perché ormai è fuori dal giro della nazionale da non lo poco. Spero allora. No, ormai insomma
anche con l'ultima competizione, Fontecchio, magari avere anche Banchero. Il gruppo va avanti, non credo che Bellinelli ci sia, però insomma, Cioè, sicuramente sarebbe un aspettiamo. peccato però privarsi di un giocatore così, no? Ma ormai, sai, è fuori dalla nazionale, ha comunque l'età che ha. Portare via Bellinelli, magari sacrifichi un posto per altre persone, per altri giocatori che magari possono dare un contributo un po' in più. Io credo che l'esperienza di Bellinelli con la nazionale sia conclusa. Di quel target là, magari Banchero decida di arrivare, sarà sicuramente suo il posto. Gallinari, molto più probabile che ci sia ai prossimi mondiali se sta bene, ma Bellinelli credo di no. In ogni caso, chiuderei questa puntata parlando dei bassi fondi, e ne parliamo abbastanza spesso perché così come è incendiata la lotta per i playoff, lo è altrettanto per la salvezza. Gruppone a 22 punti, gruppone a 14 punti. In questo gruppone c'è una Varese che brilla, che sta facendo un grandissimo campionato, e che è andata a vincere a casa di Napoli, una buona Napoli tutto sommato, 101 a 93. Anche qua Napoli manca la zampata vincente, una vittoria che le avrebbe consentito di respirare un po', invece è ancora lì a rincorrere. D'altra parte, Varese perdere la partita contro Napoli avrebbe significato staccarsi da questo gruppone a 22 punti e quindi trovarsi da sola all'ottavo posto a quota 20. Nick, innanzitutto, che partita è stata? E poi facciamo un po' il punto delle due squadre, come stanno. Allora, è stata una partita dove Napoli è partito fortissimo. Napoli è partito davvero forte. Inizialmente Varese ha dovuto andare alla rincorsa un po' di Napoli. È partita, diciamo, firmando un 10-1 di parziale, poi chiuso da Varese, grazie alle triple di Colby Ross. Tant'è che il primo quarto, infatti, è concluso con il vantaggio di Napoli per 29-28. Dopodiché penso che abbiamo visto uno dei primi tempi, quindi complessivamente primo e secondo quarto insieme, col punteggio più alto di questa stagione, perché se non sbaglio è finito 62 a 56 il primo tempo di Milano-Varese, e questo a conferma di come Varese sia una squadra che corre parecchio, e il fatto che lei corra fa correre anche i suoi avversari, perché come abbiamo poi scritto anche privatamente sulla nostra chat di gruppo, io ho scritto che Napoli solitamente fa 77 punti di media e nella gara contro Varese ne ha segnati 62 sul primo tempo. Questo conferma di come Varese, e poi successivamente parleremo di Napoli, Varese è una squadra che ti porta a correre, che ti porta a far canestro, perché ha delle ritmie veramente elevatissime, quindi solo così mi posso spiegare i 62 punti di Napoli, che sono veramente tantissimi, cioè contando che mancavano ancora due quarti di gioco, diciamo che si poteva finire anche lì. Ci sono partite c'è certe squadre che terminano anche meno di 70 punti, quindi direi che Napoli ha già giocato una partita e mezzo, diciamo, dentro questi 62 punti, salvo poi, e qui rientro su Napoli, come dire, sciogliersi nel secondo tempo invece, come forse tanti tifosi napoletani, a partire dal nostro Jacques, che si ascolterà questa puntata, lo salutiamo. Napoli, dopo aver firmato 62 punti nel primo tempo, ne ha firmati solamente 31 nel secondo, esattamente la È metà. tutto sommato normale segnare 30 in un tempo, non è normale farne 62. Esatto, quindi ne ha firmati esattamente, cioè nel primo tempo ha fatto il doppio dei punti che ha fatto nel secondo, proprio perché probabilmente, e qui ritorno su Varese, essendo che corre molto, veramente con ritmi asfissianti, probabilmente Napoli, non abituato a certi ritmi, probabilmente è arrivata un po' con la lingua fuori, voglio dire, è arrivata un po' stanca, a dimostrazione di come infatti la partita è finita praticamente ben prima del fischio, nel senso che come dire,
i giocatori di Varese l'avevano messa in archivio già da qualche minuto, ma secondo me non è tutto da buttare per Napoli. Io, come ho scritto sulla nostra chat al nostro amico Jack, ripartirei da questi 62 punti, perché secondo me sono degni di nota, perché io non ho mai visto raramente si vedono 62 punti in un tempo, quindi non butterei tutto via, ecco, anche se secondo me comunque Napoli ha giocato una buona partita. Poi ci sono sempre quelle sbavature di troppo che purtroppo condannano un po' Napoli a dover lasciare dietro dei punti, come per esempio se questo è percentuale 1 su 20. Come dire, se il proprio centro, Jacory Williams, visto che probabilmente gli avversari hanno capito che non è proprio, come dire, il miglior tiratore di liberi, ogni volta che lo manda nel lunetta, nel sinistro qualcuno in più, probabilmente questo darebbe anche un po' una spinta a Napoli a fare meglio. Poi bisogna contare anche che Napoli aveva l'esordio di Wimbush, giocatore americano appena arrivato, se non sbaglio, a sostituire Devin Davis, andato a Verona. Invece per quanto riguarda Varese, era una partita molto importante, perché Varese veniva da tre sconfitte di fila, due in campionato, una in Coppa, se contiamo anche la sconfitta contro Pesaro, e ha sfoderato, diciamo, una prestazione assolutamente di gruppo, corale, con ancora la guida Colby Ross, direi assolutamente infermabile. Ecco, forse lui è il giocatore che rende Varese penso una delle squadre più veloci e più di rimpettaia del campionato, condita da un Guglielmo Caruso che dopo 19 punti in nazionale ne firma 18 con 8 rimbalzi, quindi forse anche un po' provato, perché lui ogni volta che va giù a Napoli, insomma, dalle sue origini appunto partenopee, è molto provato, sente molto questa gara, essendo anche, oltre che, diciamo, amici parenti a vedere lui al palazzetto, è anche ex, ha giocato, mi sembra, nella cuore Napoli, forse si chiamava così, poi mi saprei confermare, insomma. Quindi riassuntivamente dico Napoli di conservare questo primo tempo, che secondo me è un'ottima notizia, e di, come dire, magari segnarne meno per segnarne di più nel secondo tempo. Invece Varese direi che si è, come dire, ripresa dopo tre sconfitte che avevano fatto parecchio male. Tenderà Pesaro di nuovo domenica sera, insomma, un po' la bestia nera di Varese Pesaro quest'anno, perché dopo averla battuta in campionato l'ha battuta anche in Coppa, quindi direi che sarà una bella sfida anche sabato e domenica, scusami. Bene, lo vedremo. Nel frattempo, settimana prossima, questa settimana ci sarà anche il super big match tra Reggio Emilia e Napoli, che sarà di fatto uno scontro super diretto. E quindi ne sapremo anche qualcosa in più su come andrà questa lotta salvezza. Nel frattempo, Nick, grazie mille per essere stato con me stasera, per aver parlato di LPA. Grazie a te. E niente, ragazzi, io vi rimando settimana prossima, dove ogni settimana, ogni lunedì, pubblichiamo il nostro resoconto della giornata appena concluso. Lo trovate sempre su YouTube con tutti gli altri video, ma se non vi va di ascoltarci in video potete anche farlo soltanto in audio attraverso Spotify e tutti gli altri canali di podcasting. Io vi saluto e alla prossima.